Una donna trova sempre un randello, un uomo trova sempre un rifiuto, un uomo trova sempre un no. Salve a tutti gli utenti di YouTube, dal vostro Leandro, conoscitore italiano. Oggi mi trovo in questo magnifico parco di bellezza incredibile perché voglio trattare con voi un argomento molto delicato ma scontato e risaputo a mio avviso, però va detto, va esplicitato. Allora, un uomo oggi come oggi troverà nel suo cammino ingenti difficoltà per trovare una donna. Perché questo? Perché la donna stessa può selezionare, può scegliere, cioè una donna può tranquillamente trovare una quantità di uomini impressionante, cioè il ventaglio di scelta è, azzardo a dire, elevatissimo. Viceversa, un uomo, nel momento in cui volesse andarsi a fidanzare con una donna, riscontrerà delle difficoltà oggettive oltre che soggettive. Perché? Perché un uomo ha difficoltà a fidanzarsi, non riesce. Comunque la donna è molto più pretenziosa, ha molta più possibilità di scelta, se vogliamo, no? Inoltre si sofferma spesso e volentieri sul lato estetico di un uomo, quanto sei bello, quanto sei sexy, quanto sei affascinante, hai un posto di lavoro? Bene, ecco, diciamo che vengono valutate molte cose, mentre l'uomo ricerca la voglia di divertirsi, no? Il divertimento mero e bieco, la donna magari vuole fare le cose fatte bene e magari vuole andare a soddisfare quello che effettivamente parlando è il senso materno, perché magari si sente già in partenza una madre di famiglia o comunque vorrebbe diventarlo. Per poterlo diventare devi per forza di cose avere un uomo vicino, ok? Ovviamente senza un uomo una donna non può avere figli, grazie allo sperma e grazie al pene dell'uomo una donna infatti rimane incinta. Ora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a farvi capire una cosa molto semplice, ed è che nei tempi attuali e nella società contemporanea un uomo troverà spesso e volentieri un rifiuto, un secco no, un bel due di picche. Una donna troverà sempre un bel cazzo per lei. Sono volgare, me ne rendo conto, a volte bisogna esserlo per far capire determinati concetti che reputo essenziali, che reputo sacrosanti, che reputo fondamentali al fine di capire effettivamente parlando come stanno le cose nei tempi di oggi. Voglio fare un appunto a questo video, ed è che qualcuno mi ha, o meglio potrebbe etichettarmi come una persona cattiva, una persona che non capisce, una persona che ha dei concetti biechi, cretini, stupidi, superflui, oppure scontati e risaputi. A me non interessa, perché una cosa che a me piace fare è potermi esprimere. Ecco, YouTube è un mezzo meraviglioso, perché? Perché ti permette di esprimerti in tutta tranquillità, in tutta serenità. Certo, io non sto offendendo qualcuno, io però opero delle critiche reali, autentiche, vere, nei confronti e di uomini e di donne, e di ragazzi e di ragazze. Perché? Perché oggi come oggi, secondo me, è legittimo andare a, diciamo così, criticare quelli che sono i comportamenti umani. Non guardo in faccia chi è, chi sia, se può essere un uomo o una donna. Io critico, io opero delle critiche vere, delle critiche profonde, delle critiche complete. Poi, se le mie critiche vi piacciono, mi fa piacere. Se le mie critiche non vi piacciono, ragazzi, io vi dico una cosa, qua su YouTube esistono miliardi di video. Ieri ho provato a cercare quanto è grande il web. Sapete quanti siti ci sono nel mondo? Milioni, tonnellate di siti. Ok, quindi avere a che fare con l'intrattenimento è possibile e l'intrattenimento si trova ovunque. Inoltre, qua sul tubo vi ricordo, rammento a tutti, che ci sono migliaia, o meglio milioni se non miliardi di video. Voi potete guardare miliardi di video, non soffermatevi solo sul mio canale. Certo, a me fa piacere se mi vedete, perché io sono contento se ho un plauso da parte vostra, però io non obbligo nessuno a vedermi. Se una persona se la sente, mi guarda, mi vede. Se una persona non se la sente, non mi guarda. Non è che io muoio, non è che io
non è che qualcuno arriva e mi punta una pistola alla tempia, no, non lo farà mai, non potrà essere mai fatto tutto ciò, ok? Però è chiaro che nel momento in cui vedo che ci sono persone che reputano il mio operato sbagliato, reputano le mie parole cretine e via di seguito, io dico, bene, non vi piaccio, non vi sto simpatico, fatevene una ragione e guardate altri canali, guardate altri video, punto. Detto ciò, riflettete, riflettiamo, la realtà attuale secondo me è questa, inutile negarlo, il bello guaia, il non bello non guaia. Attenzione però, il fascino fa pure la differenza, cioè se magari è brutto, però è un fascino impressionante, a mio avviso, guaia. Cioè se uno che ce la, se è un uomo o un ragazzo che ce la fa, ce la ha un certo savoir-faire, ha una certa capacità di disquisizione, nel disquisire, nel comunicare, trova e come, ok? Quindi è inutile negarlo questo, ragazzi, cioè non si può dire no, non è così. A mio avviso è così e come. Perché se andate a vedere bene in faccia la realtà dei fatti, di fatto, de facto, quello che ha fascino, quello che ha carisma, magari è brutto, riesce a quagliare, riesce a trovare. Proprio perché è la capacità di disquisire, di comunicare che aiuta e che dà la possibilità a quel ragazzo, a quell'uomo di riuscire a trovare una donna o una ragazza, una compagna. E questo si traduce quindi in non ribaltare il comportamento umano e nel dire oggi come oggi che forse il brutto potrebbe guaiare se avesse un bel carisma, se avesse un bel fascino. Il fascino è utile, è propedeutico per arrivare a punto. Detto questo, grazie a tutti voi, dal vostro Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi, attivate la campanella, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti.